Allora, oggi, come vi accennavo, iniziamo a trattare un'altra tipologia di sistemi informativi, quindi abbiamo sentito quelli per la CRP, quindi fatto i moduli di gestione della produzione, quelli di contatto con l'utenza, con i clienti, quindi CRM e famiglia varia. Esiste un'altra grossa categoria di sistemi che ho chiamato, cercando di usare un termine un po' ampio, sistemi di gestione della conoscenza, no? Poi in realtà al loro interno si articolano tipi di prodotti che sembra quasi obbligatorio che ogni categoria di sistema informativo abbia una sigla di 3 lettere, per cui questi sistemi a volte si chiamano ECM, che sta per Enterprise Content Management, gestione dei contenuti, e poi Enterprise ci vuole perché stiamo parlando di sistemi informativi aziendali, no? E quindi pone il contesto. Allora, partiamo dalla definizione. Sistemi informativi in grado di gestire non dati ma informazioni. Buona parte, no, non so, dipende dai casi, non voglio lanciarmi, ma molte informazioni che circolano in azienda sono sotto forma in qualche modo di documenti. Non, allora, alcuni documenti sono formali, cioè immaginate una cosa che sia rappresentabile tramite una scheda, un campo, una tabella Excel, in cui hai dei dati, allora magari hai dei documenti, pensiamo al bilancio, che rappresentano dei dati. Il documento di bilancio non è altro che una versione cartacea di informazioni che sono in realtà molto strutturate. Ma il bilancio poi ha tutti gli allegati, le relazioni, la relazione dettagliata, quella per il revisore dei conti, quella per gli investitori, eccetera, eccetera. Quindi intorno a, diciamo così, i dati core dell'azienda c'è tutta una serie di informazioni aggiuntive che sono altrettanto, se non più, importanti. Queste richiedono, magari non fanno parte del processo principale dell'azienda che magari produce oggetti di qualche tipo, ma comunque richiedono un certo tipo di processo di gestione anch'essi. Sono dei prodotti, se vogliamo dire, secondari, collaterali, necessari per la conduzione dell'azienda, e in qualche modo vanno gestiti anche questi. Cioè, così come gestisci l'ingresso e l'uscita delle merci, e dovrai gestire la creazione, la distribuzione, la memorizzazione della documentazione. Documentazione che può essere di processo, può essere documentazione, pensate a tutti i sistemi di qualità, documentazione di prodotto, le schede tecniche, eccetera, e documentazione finanziaria, economica, diciamo, le montagne di carta che si pensano, si producono, sono sempre molto elevate in qualsiasi tipo di azienda. E quindi come si gestisce questa informazione? Sono una serie di processi non banali, per la gestione di questo tipo di cose. Qui ho rubato delle slide, lo vedete dalla grafica, quindi riconosco la fonte per buona parte di questa presentazione di oggi. E beh, ci si arrangia, no? Nel senso che si va da sistemi di gestione documentale di tipo cartaceo, qui ci sono ettari di carta o metri cubi interi di carta archiviata, che in alcuni contesti è ancora quella, dove ci sono magari delle esigenze legali di mantenimento della documentazione cartacea. Ma dove invece parliamo di sistemi informativi, mi viene a dire purtroppo, c'è molto la cultura office, no? Cioè una serie di documenti, alla fine cosa sono? Ma sono dei file messi più o meno sparsi in un insieme di cartelle, che quando va bene sono sulla cartella condivisa o su un server visibile da tutti o da un gruppo di lavoro, e non necessariamente, ah, ma mi sembra che ci fosse qualche cosa sul computer di Gino, ecco, perché questo purtroppo è la realtà. Dove appunto manca un pochino, se vogliamo, ci sono soluzioni, in qualche modo vengono adottate, di memorizzazione condivisa. Però tutto il discorso di gestire un processo dietro a questa documentazione molto spesso è mancante. Per cui si è fatto a volte il passaggio dalla carta al digitale,
che vuol dire da un modulo fotocopiato a un modulo in Word, in un certo senso perdendo il controllo del processo. Perché un pezzo di carta comunque tu lo vai a prendere da un raccoglitore dove ci sono le fotocopie e lo vai a archiviare in un certo punto. Invece il digitale è molto più facile avere un file, lo cancelli, con che nome lo salvo, dove l'ho messo, in quale cartella l'ho messo, c'è tre copie della stessa cosa, non so mai qual è l'ultima versione, eccetera, eccetera, eccetera. Se avete mai provato a far scrivere una tesina in due o in tre, in parte avete un primo, diciamo così, sentimento dei problemi che ci sono, anche nel piccolo, a gestire, no, un processo di creazione in qualche modo di un documento. Se io vi vado a chiedere adesso di riportarmi per favore entro domani mattina la tesina che avete scritto nel secondo anno nel corso di fisica 2 dei laboratori, ammesso che avete scritto una relazione, quanti di voi dicono sì, non c'è problema, so esattamente dov'è? Sapete di averla scritta, però non è banale, no? Allora, immaginate di prendere questo e proiettarlo sulla larga scala. Detto così, il problema è molto vasto, no? E infatti, sempre per la legge che i sistemi informativi hanno seguito di tre lettere, c'è una grossa numerosità di tipologie di sistemi informativi che in qualche modo lavorano in questo settore. Di fatto li possiamo vedere come sottoinsiemi diversi di un insieme più ampio di funzionalità e ciascuno di questi sistemi si concentra su alcune. Ci sono i sistemi più propriamente di gestione della cosiddetta conoscenza, quindi base di conoscenze, documentazione tecnica, informazioni anche strutturate. Questi record management system sono qualcosa abbastanza quasi vicini, no, ai database, no? Gestiscono informazioni strutturate a record. Questi digital asset management system, si usa molto questa diciamo così, definizione di digital asset, tutto ciò che ha a che vedere di solito con la multimedialità, filmati, registrazioni audio, immagini, eccetera, eccetera, che stanno diventando sempre più importanti, quindi in qualche modo, e sono anche più difficili da gestire che non i file tipici di Office. Ci sono sistemi di gestione del contenuto, che a volte prendono due facce, CMS come Content Management System e Enterprise CM, ma la S no perché la quarta lettera non la vogliamo, sul Content Management System. Quindi sistemi di gestione dei contenuti, normalmente l'accezione di CMS è quella a contenuti destinati, cioè quando si usa la sigla CMS quasi sempre si ha in mente la gestione di contenuti destinati a essere pubblicati su un sito web, mentre invece Enterprise Content Management System è gestione di contenuti destinati a essere condivisi su una intranet aziendale. O poi come sempre i confini non sono mai netti, no? Però ad esempio il sito su cui io, diciamo, gestisco l'informazione del corso, il registro, il materiale, è gestito da un prodotto open source che si chiama Joomla, che è un CMS, no? Riconosciuto come CMS. Quindi se voi cercate il CMS vi vanno a vedere di solito gli strumenti per gestione e creazione di contenuti pubblicati su siti web. Diverso invece il sistema di gestione dei documenti veri e propri, dove l'entità importante non è tanto l'informazione che c'è scritto quanto il documento in sé, perché il documento magari ha un valore formale. Mi viene in mente che qualche anno fa parlavo con delle persone che lavoravano in Alenia Aerospazio, loro dicevano che la documentazione tecnica di un la documentazione tecnica di un velivolo, cioè, la forma di un'ala, i materiali, i calcoli, eccetera, devono essere conservati, se non sbaglio, per 50 anni, di cui almeno 30 dopo la durata della fine produzione del veicolo, no, per la manutenzione. E quelli sono documenti ben strutturati, no, gestiti, mentre sul content management interessa il contenuto, quindi rendere accessibile delle informazioni, sul document management interessa proprio il documento in quanto tale, da pagina 1 a pagina 312, che ha un certo codice, un certo autore e ha un certo significato. Poi ovviamente avrà anche un contenuto. Quindi sono punti di vista diversi, no? A volte sono molto sfumati. Come dicevo, sono sottoinsiemi di funzionalità diverse pescate in un ambito più ampio e noi cercheremo di fare il discorso più ampio.
Così come ci sono tutte le parti di gestione della conoscenza legate ai processi di formazione. Uno dei processi in azienda, di solito gestito in qualche modo in relazione con le risorse umane, è quello della formazione. Formazione che può essere formazione tradizionale, si prendono un po' di persone in un'auletta, si raccontano delle cose, oppure possono essere sistemi di formazione online, da cui queste due sigle LMS e LCMS, tendenzialmente l'LMS, Learning Management System, sta per sistema per erogare formazione, quindi la piattaforma in cui si collegano gli studenti o i dipendenti dell'azienda per fare formazione. LCMS è la parte della piattaforma che serve per gestire i contenuti, quindi per creare i corsi, i contenuti che poi gli studenti vedranno. Quindi di solito sono accoppiati, ma non sempre, sono del tutto accoppiati. Quindi una panoramica abbastanza diversa, ma tutti che abbiano lo stesso, diciamo, denominatore comune. Stiamo gestendo in questo caso documenti, diciamo così in termini generali. Questo qui ci sono alcune definizioni un pochino più di dettaglio che io vi ho accennato a voce essenzialmente, ma non stiamo a rileggerle. Forse l'unico che non c'era nella figura precedente erano i GIS, che sono i sistemi che contengono informazioni geolocalizzate, quindi mappe, disegni in cui la componente, diciamo così, della location, della posizione geografica è importante. Allora, questa figura è abbastanza complessa da leggere, però ci dà un'idea delle dinamiche, diciamo, che stanno intorno a questi sistemi di gestione della conoscenza, no? Cerchiamo di usare la gestione della conoscenza come un po' parola contenitrice di tutte le altre. Rispetto a questo sistema centrale, diciamo, abbiamo una parte che esce in alto, che ci racconta le applicazioni, no? In quali sistemi, ad esempio mi è cascato l'occhio qua, su una piattaforma di learning. La piattaforma di learning è una specializzazione, un'applicazione di un sistema di gestione della conoscenza. Gli strumenti di gestione della conoscenza personale, skills management, quindi ciò che fa le risorse umane per cercare di capire quali sono le capacità dei dipendenti per cui, e quindi inserirli nei singoli progetti. La pubblicazione, portali della conoscenza, informazione tecnica di prodotti, no? Documentazione di prodotto e così via. Queste sono tutte applicazioni, no? Che escono da particolarizzazione, da applicazione del concetto di gestione della conoscenza. Sotto, quindi le frecce che portano verso la gestione della conoscenza, sono esempi di tecnologie che aiutano, che rendono possibile l'esistenza oppure certe funzionalità avanzate dei sistemi di gestione della conoscenza. Ad esempio, di nuovo anche qua, casca l'occhio su motori di ricerca. Se non abbiamo dei motori di ricerca efficienti, per ritrovare un'informazione, un documento, un contenuto all'interno di magari 12.000 documenti che sono stati memorizzati, allora è inutile avere un sistema di gestione, no? Perché poi non riesco a ritrovare comunque le informazioni, non sarebbe molto più evoluto che non un sistema di cartelle e file ben organizzato. Quindi se questa tecnologia manca, non posso costruire il KMS. E quindi su tutta una serie un buon funzionamento di un sistema di questo genere dipende dalla combinazione di molte altre tecnologie, così come ad esempio, di nuovo, l'altra tecnologia che è molto importante è la gestione dei workflow, gestione dei processi, no? Noi l'abbiamo chiamata processi perché era più ampia, cioè le fasi attraverso cui un determinato tipo di documentazione deve passare. Documento creato da, approvato da chi, deve essere pubblicato, non deve essere pubblicato, deve essere aggiornato ogni 6 mesi, tutta una serie di regole che sottostanno, no, alla vita, al processo di vita di un determinato documento, di determinata informazione. Scade il... E queste informazioni di processo devono essere note al sistema di KMS perché questo sistema le possa offrire in formato utile agli utenti poi del sistema.
sistemi document management che sono indicati qua sotto, in realtà parla di qualche cosa che è molto diverso. Document manager si intende di solito la gestione degli archivi cartacei anche. Quindi chi ti vende un sistema document management di solito è aziende tipo, immaginate la Xerox, aziende di questo genere, che fanno fotocopiatrici e scanner. No? E quindi ti permette di acquisire documentazione. Arriva la fattura da un cliente. Il cliente mica usa il tuo sistema informativo, lui ti manda la fattura su carta o in PDF, ma quella è. Quindi in qualche modo devi portarla dentro se tu vuoi gestirla, perché quello è un input di un tuo processo. Come la porti dentro? Beh, se è un PDF ci avrò un modo per fare l'upload e poi in qualche modo dovrò estrarre i dati importanti. Se è su carta avrò bisogno di uno scanner che poi una volta che il file è stato, la pagina è stata letta venga archiviata, gestita nel modo giusto. Riconoscimento dei caratteri, sono altre. Quindi questo, se vogliamo, è le tecnologie che servono per costruire un sistema il quale poi ha tutta una serie di applicazioni. Vabbè, questa l'ho riportata perché mi è sembrata carina, il fatto che quando si parla di un KMS si cerca di, o meno, ciascuno ci vede una cosa diversa, si cerca di ottenere di tutto, no? Cioè, cerca di ottenere il latte, le uova, la carne e la lana, tutto dallo stesso tipo di bestia. Questo se uno parla del knowledge management system in generale. Poi, in realtà, ogni singolo prodotto software, ogni singolo sistema informativo si può specializzare da alcune parti piuttosto che da altre. Però alcuni contenuti ci devono essere sempre, in certo senso. Allora, come sono fatti questi sistemi? Beh, di fatto parliamo della famiglia principale, quindi senza andare sulle nicchie del multimediale o del geografico, eccetera, no? Parliamo di documenti, no? O di contenuti. Tipicamente dobbiamo per i contenuti gestire un ciclo di vita che è in qualche modo descrivibile da queste 5 macrofasi. Catturare, gestire, memorizzare, preservare e poi consegnare o pubblicare o rendere disponibili, deliver, ma abbastanza accezioni diverse in funzione della tipologia. No? E sono fasi diverse che in qualche modo sono molto anche diverse dal punto di vista tecnologico tra di loro. Quindi spesso tendono a essere gestite da sottosistemi diversi o sistemi software diversi, cioè un sistema che gestisce lo scanner, il riconoscimento ottico dei caratteri e l'archiviazione, sì, potrà comunicare magari col motore di pubblicazione su web, ma sono due sistemi diversi, hanno due nature diverse e poi ovviamente ci sarà il problema, così come per l'IRP, della condivisione delle informazioni. E le informazioni di che tipo? Principalmente informazione non strutturata. Cioè, questa tabellina ci fa vedere i sistemi informativi di altro tipo gestiscono l'informazione strutturata, quindi processi, database, ordini, vendite, risorse umane, eccetera, no? Sono tutte funzionalità che sono abbastanza strutturate. Anche il CRM della volta scorsa, come abbiamo accennato, ha una struttura abbastanza, diciamo così, ben definita dell'informazione, no? Cioè, pur essendo un'attività di comunicazione, quindi si porta dietro dei contenuti, perché poi quando, che ne so, mando la mail di marketing o creo il volantino oppure pubblico il sito web, quei contenuti devono essere creati. Ma dietro questo il grosso delle informazioni sono dati, indirizzi, responsabili vendite, processi, eccetera, eccetera. No? Quindi sono molto strutturati. La parte di informazione non strutturata è la parte che viene usata direttamente dagli umani, viene usata per leggere, per vedere. No? Le macchine normalmente non sanno che cosa farsene di queste cose. Documenti di Office, le immagini, dicevamo, disegni tecnici anche, oggetti stampati, pagine web, quindi la parte di contenuto pubblicato su web, le mail che sono di solito vissute come un universo separato, ma in realtà fanno parte
alcune di queste fanno parte di processi, cioè mi mandi quello via mail, io te lo approvo. Allora, questo qui come viene gestito? Questi sistemi sono integrati o no con i sistemi di messaggistica interna? Dipende dai casi. Per non parlare appunto di contenuti multimediali, video o altre cose. Allora, questo è questa figurina qui, ci dà un po' la vista d'insieme, adesso vedo se riesco ad aprirne la versione ingrandibile in PDF, scusate se... dove andate? Questa qui, se non me l'hanno cambiata rispetto all'ultima volta che ho controllato, era qua, e se me l'hanno cambiata, e infatti... No, direi che qua hanno un po' riorganizzato le cose. Dovevo dare una copia. Ecco questa qui. Ecco qua. Questo mostro qui, che poi se non c'è, verifico se non c'è se non ce l'ho già sul sito ve lo linko. Ecco, questa rotatoria stradale cerca di riassumere i processi principali della gestione di documenti. Quindi anziché andare a seguire le slide, andiamo a seguire questa strada. Allora, vedete che qui ci sono le 5 parole chiave che abbiamo visto prima: cattura, gestione, memorizzazione, preservazione e consegna o distribuzione. Un documento, un contenuto viene prima creato per poter essere poi consegnato, usato da qualche parte. La parte di gestione è quella più facile, perché qui di fatto la gestione parla di gestione del workflow. Cioè, documenti, la parte manager è il centro della rotatoria, le logiche con cui i documenti viaggiano, o le informazioni viaggiano. Quindi il workflow definisce le regole, quindi un documento che è stato scritto da un responsabile tecnico deve essere approvato dal suo manager. Quella è una regola di workflow, per cui il documento, una volta che è stato scritto, sarà in stato di pubblicato chiuso, e automaticamente il manager dovrà vedere quel documento, poterlo vedere, poter dire approvato sì, no, cosa succede se lo approva, cosa succede se non lo approva, eccetera, eccetera. C'è tutta la parte di collaborazione, quindi documenti condivisi. Ogni documento, chi lo può vedere? Quali gruppi di lavoro possono vederlo, possono gestirlo? E sulle strade, queste sono, diciamo così, il core. E questo va a gestire, può andare a gestire, non tutti i sistemi lo fanno, dai documenti in senso stretto, agli documenti multimediali, digital asset, al contenuto web, alle mail. Sono le varie tipologie di contenuti che vengono gestiti da questo flusso. E da dove arrivano questi? Arrivano dalla cattura. Cattura che si distingue in due strade d'ingresso: informazioni create dagli umani e informazioni create da applicazioni, da programmi, da altri pezzi del sistema informativo. Ha un altro pezzo del sistema informativo che mi genera un report in PDF, ho un pezzo del sistema informativo che mi genera un documento in XML che contiene le informazioni relative ai risultati. Allora, queste cose, che sono l'output, l'uscita di altri processi, in qualche modo diventano l'ingresso del processo di gestione della documentazione. Dicevo prima, facevo esempio del bilancio, ci sarà l'applicazione finanziaria che mi tira fuori il bilancio, me lo stampa ed esporto il PDF, da quel momento in poi quello è diventato un documento che deve vivere di vita propria. È un output di un altro tipo di processo che
entra in input al sistema di gestione. Oppure ci sono tutte le informazioni create dagli umani, dicevo, quindi creato, tanto per capirci, documenti Office, Word, Excel, PDF, PowerPoint, robetta che facciamo noi, form, tutti i moduli, pensate alla modulistica che c'è in azienda di qualunque tipo, filmati e altri tipi di cose. Queste informazioni di ambo le tipologie devono essere, diciamo così, sottoposte a due fasi per poter essere digerite da un sistema di conoscenza. Prima di tutto devo riconoscere il documento, riuscire a leggerlo, riuscire a importarlo. Allora, il grosso di queste tecnologie hanno a che vedere con tutte le tecniche legate alla scansione di documenti cartacei. Scanner, riconoscimento ottico dei caratteri, document imaging indica questo, di fatto tutta la tecnologia degli scanner e delle fotocopiatrici. E queste sigle sono riconoscimento dei caratteri, dei form, dei dati, dei numeri, eccetera, all'interno dei fogli. Quando, perché questo input può essere digitale, ma può anche essere cartaceo. Quindi in questi casi, quando arriviamo da sotto, quasi sempre sarà digitale. Quando arriviamo da sopra, può essere digitale, può essere cartaceo in funzione della fonte dell'informazione. Quindi c'è tutta una parte che ha a che vedere con la digitalizzazione di informazione che era cartacea. Digitalizzazione che può essere a due livelli, o lo metto in uno scanner e mi esce fuori un bel JPEG e lo archivio come immagine, oppure se questa era una fattura, e beh, a me interessa, o un ordine, diciamo un ordine che è, una fattura tutto sommato conclude il processo, quindi, ma un ordine che attiva un processo, mi interessa sapere sicuramente chi è il committente e quali sono i pezzi ordinati. Quella è l'informazione che c'è scritta lì sopra, ma come faccio a farla arrivare? Qualcuno la dovrà estrarre. Allora, o la estrae qualcuno a mano, che è possibile, leggi il documento una volta che è inserito nel sistema di documentazione, arriva, viene mandato magari via mail al responsabile della produzione, o viene caricato in qualche modo sul sistema informativo, sugli ERP di produzione, dicendo c'è questa nuova ordinazione. E allora ci sarà una persona che va a leggere, a vedere il JPEG o il PDF che è uscito dallo scanner e ricopia i dati nel sistema informativo di produzione. E poi magari qualcun altro che farà la stessa cosa nel sistema informativo finanziario. Oppure in alcuni casi ci sono tecnologie che sono in grado di riconoscere anche i contenuti, il riconoscimento dei caratteri scritti, soprattutto il riconoscimento dei numeri, del significato dei numeri. Questo è più facile ovviamente se la forma, il formato del documento è in qualche modo sotto il nostro controllo. Se io ti dico mandami un ordine su un modulo fatto così, io so dove hai scritto la data, dove hai scritto la partita IVA, dove hai scritto il totale in euro, dove hai scritto la data di consegna. Se invece tu me lo mandi in un formato che piace a te, diventa molto più difficile in modo automatico andare a riconoscere queste informazioni. Per cui ci sono tutte queste tecnologie che sono indicate qua di form processing, che permette di definire dei moduli, condividerli con i propri clienti, fornitori e fare in modo che le informazioni scritte su questi moduli vengano riconosciute. Oppure definire i template secondo cui magari quel cliente particolarmente importante ti manda le richieste in quel formato e tu insegni al tuo sistema dove andare a pescare le informazioni. E cose di questo genere. Quindi la prima fase permette appunto di importare il documento e possibilmente renderne il contenuto leggibile, non solamente come fotografia. Possibilmente, non sempre si riesce. A volte c'è rovino. Il passo dopo è la classificazione. Ok, adesso ho questa cosa. Cos'è e dove la metto? E come la chiamo? E a chi interessa? No, immaginate di essere nell'ufficio smistamento posta, arriva roba di tutti i generi e deve andare, il smistamento posta ormai si occupa solo di un problema, a chi mandarlo. Noi invece qua dobbiamo capire anche che cos'è.
È un ordine o una fattura? Perché questa differenza scatena, no, meccanismi completamente diversi. È una documentazione tecnica? Sì, bene. Di che cosa? Di quale componente? Io nel mio database i componenti li avrò codificati in un qualche modo. Questa è una scheda tecnica aggiornata? Ok, e che cosa va a rimpiazzare? Che cosa va a sostituire? È una news aziendale? Ok, allora la classifico sotto news, però magari la news parla di vari tipi di informazioni, per cui ho bisogno magari di, adesso al giorno d'oggi si dice taggare, no? Di mettere delle piccole parole chiave che permettono di sintetizzare il contenuto principale di una notizia, ad esempio. Allora, tutte queste tecniche fanno parte di una grossa, diciamo, tematica, quella della classificazione. Cioè, descrivere, immaginate di avere il documento, lo leggete, poi dovete inserirlo in una busta, non trasparente, quindi non si vede dentro, e che cosa scrivete su quella busta in modo che sia chiaro, univoco e possibilmente noto a tutti qual è il contenuto di quel documento solo guardando la busta. Questa è la classificazione, estrarre delle chiavi principali che permettono di ritrovare il documento. Allora, alcune chiavi sono facili, l'autore, il mittente, la data, eccetera. Queste sono informazioni, fatemi dire, anagrafiche, una classificazione anagrafica del documento, quando è arrivato, da chi, e poi ci sono informazioni di tipo, che tipo di documento è, come lo descriveresti? È una brochure pubblicitaria? È una news? È una, un'ingiunzione di un avvocato? Insomma, nella busta in qualche modo devo classificarlo, perché poi agirò in modo diverso. E poi, più difficile, di che cosa parla? Quindi c'è la parte anagrafica, c'è la parte di tipologia, che cos'è, e poi di che cosa parla. Di cosa parla è più complicato da descrivere perché è molto più vasta la cosa. No? Poi, se avremo tempo magari dedichiamo una lezione a questo tema specifico della classificazione, quali sono le tecniche per classificare, a proprio livello di modelli concettuali essenzialmente che si utilizzano, no? Tassonomie e cose di questo genere. L'anno scorso sono riuscito a farlo, adesso vediamo quest'anno se riusciamo a parlarne. In modo che questo documento entri dentro il sistema di gestione non come foglio sparso, ma come, se uso questa metafora, come foglio dentro una busta. E sulla busta ci siano scritte informazioni chiare e soprattutto uniformi. Cioè tutti i documenti che entrano qua li metto dentro lo stesso tipo di buste e so che su ogni busta ci sono scritte le stesse informazioni, o gli stessi campi perlomeno. In modo che poi il sistema di gestione sappia agire, perché il sistema di gestione dice, beh, è arrivato un documento, che cos'è? Beh, allora come faccio a gestirlo? Quale workflow gli applico? A chi deve essere inviato? Quando scade? Quando posso cancellarlo? Beh. Quindi noi partiamo da informazioni, non a caso si chiama cattura, prese da chissà dove, chissà come, e dobbiamo dargli un senso. Dargli un senso affinché poi il nostro sistema di gestione possa gestirlo. Allora, tutto questo è molto più facile se abbiamo un sistema di gestione dei contenuti specializzato. Un CMS per un sito web, che cosa genera? Pagine web, boom! Tipologia di informazione, quella, fine. Però sistemi più ampi, e non a caso questo qua parla di Enterprise Content Management, quindi devo coprire, cioè, tutte le esigenze dell'enterprise, questo primo passaggio è abbastanza critico. Dopodiché, una volta che l'ho ricevuto il documento, la prima cosa che dovrò fare e in qualche modo memorizzarlo da qualche parte, store, per non perderlo. E qui c'è tutto uno stack di tecnologie che a un certo punto permettono di gestire il fatto che i documenti, secondo questa metafora stradale, sono parcheggiati da qualche parte, parcheggiati su hard disk da qualche parte, su nastri, su CD, su DVD, su vari tipi di supporti. Al giorno d'oggi la maggior parte dei contenuti memorizzati alla fine sono memorizzati su dischi magnetici, no? Su hard disk, organizzati ovviamente con tecniche di ridondanza, perché un hard disk ha una vita che è di qualche anno. Se voi immaginate di avere, che so, una stanza di storage in cui ci sono, che so, 40 hard disk,
Occhio Croce è il nostro sistema informativo della didattica, mentre i Fermadi forse sono più di 40. E contate che un disco magari dura 2-3 anni o 4, se è usato in continuazione, vuol dire che se non ogni settimana, ogni 2 settimane ce n'è uno che muore. Basta farsi i conti. Ovviamente se muore un supporto fisico, i dati non devono morire. Quindi la memorizzazione deve essere, no, di tipo sempre assolutamente ridondante, sicura, backuppata, eccetera, eccetera. No? Di quelli che hanno pensato, ma io la tesina che ho fatto il secondo anno non so più dov'è, metà hanno pensato non so più dov'è, l'altra metà è sì, era su un CD che però chissà dove è finito, oppure l'hard disk si è rotto nel frattempo, il computer l'ho cambiato, eccetera. Per cui i problemi della reperibilità sono due sempre. Avere ancora il supporto fisico integro e avere poi informazioni su dove andarlo a reperire, no? Anche adesso si parla tanto di servizi di memorizzazione cloud, e di fatto cosa sono? Sono delle aziende che hanno degli stanzoni enormi pieni di hard disk e vi affittano lo spazio. E di fatto quello che voi pagate per il servizio è il costo dei dischi e il costo dell'energia elettrica per tenerli accesi, essenzialmente, no? E di fatto sì. Cioè, si subappalta il problema dello storage. Storage però, il tipo di tecnologia che uso dipende anche dalla frequenza o dalla velocità, la frequenza e dalla velocità con cui devo accedere a queste informazioni. Cioè, avere un banco di hard disk è bellissimo, perché tu in qualunque istante, da qualunque punto della tua rete locale, puoi accedere ai dati. Tempo d'accesso, qualche millisecondo. Via, mezzo secondo. E se invece questi dati li ho masterizzati su una pila di DVD, sì, prima devo trovare l'omino che vada giù, prenderlo e montare il DVD nel lettore, poi lo posso leggere. Ma magari se è un dato di cui non penso di aver bisogno, può anche andare bene così. Non penso di aver bisogno, ma magari lo tengo perché devo tenerlo, perché non voglio cancellare nulla, mi costa molto meno che avere l'uguale capacità su hard disk, ma non avere una serie di hard disk che sono lì, girano, li devo mantenere accesi, ridondati, eccetera, ma so già che quei dati lì li leggerò se va bene una volta all'anno, e allora magari mi costa meno masterizzare sul DVD. Dopodiché queste tecnologie tendono a sorpassarsi a vicenda molto rapidamente. Mi ricordo l'epoca dei backup su DVD o su CD, per cui quando si faceva le copie di sicurezza uno si metteva lì con tanta pazienza. Ma prima c'era l'epoca dei floppy, ma voi non lo racconto, sennò sembro vecchio. Il backup su DVD, in cui mettevi dentro una serie di dischi dopo l'altro, dopodiché se andiamo a vedere quali sono i prezzi degli hard disk, oggi non ha più senso. Cioè, c'è un hard disk che sono 500 giga, che sono 100 DVD, che ti viene via per 40 euro. E 100 DVD ti costa di più. Ma all'epoca non era così, no? Quindi in funzione dell'evoluzione della tecnologia, qual è il miglior modo di memorizzazione? Cambia anche rapidamente. Per grandissime quantità di dati, ancora oggi l'unica soluzione sono i nastri, regolati che non devono essere immediatamente accessibili, ma il backup su nastro magnetico esiste ancora. Noi non lo vediamo più, una volta era abbastanza frequente, perché sono gli oggetti che hanno una capacità maggiore. Scomodissimi da usare, lenti finché volete, però tutto sommato la bobina larga, ma noi queste cose noi non le vediamo, le vedono solamente ovviamente i gestori dei sistemi di storage. Ecco, questo dal punto di vista della memorizzazione fisica. E poi ci sono almeno due livelli, ok, questa memorizzazione fisica in qualche modo avrà una struttura logica, cioè dei file, delle cartelle organizzate in qualche modo, dei database che indicizzano, che mi danno l'indice, no? di ciò che c'è memorizzato su ogni disco, e poi c'è tutta la parte invece di gestione vera e propria. Cioè, quali servizi offre il sistema di storage? Beh, offre un servizio di check-in e check-out. Cioè, ti do un file, memorizzalo, dammi indietro un file che ti avevo dato 6 anni fa, se ho ancora il codice. Queste operazioni di check-in e check-out di solito sono gestite da un sistema di version control. Cioè il sistema di storage di solito memorizza tutte le versioni successive di ogni documento.
Questo cambia molto la logica rispetto all'uso di Office. Se io devo fare un documento con Office, lo chiamo documento datale versione 1, poi lo modifico, se non voglio perdere la versione precedente lo chiamerò versione 2, versione 3, versione 4. Quindi creo tanti file diversi in cui sono solo io che so che li ho chiamati in quel modo perché sono versioni successive dello stesso documento. Mentre nel sistema di document management io carico la versione successiva del file, che ha sempre lo stesso nome, e sarà il sistema di versioning e dire ok, questo qui rimpiazza quello precedente. Quindi l'ultima versione è questa. Però posso sempre in ogni momento accedere alle versioni precedenti. Non solamente accedere come file, ma anche tutta la parte di workflow sa che esistono le versioni precedenti, quali di queste sono state approvate, quali no, se la versione nuova modificata richiede una nuova approvazione e così via. Quindi la versione è una componente esplicita. Se usate Dropbox avete un cenno, no, di questo, perché quando salvate un file o modificate, se poi andate sul sito di Dropbox vi può far vedere le versioni precedenti del file da voi salvare, dopo un po' le cancella, però negli ultimi 30 giorni mi pare che le mantenga. Dropbox è storage e basta, per cui lui non sa perché l'avete modificato e quindi non vi dà nessun workflow, però vi permette di recuperare una versione. Se cancellate qualche cosa per sbaglio oppure lo sovrascrivete con spazzatura, potete sempre tornare indietro se ve ne accorgete abbastanza in tempo. E poi l'altra funzionalità su cui vorrei soffermarmi è quella di ricerca. Cioè, il checkout o retrieval, va bene, mi dà quel documento che so, che conosco, di cui magari ti passo il codice. Ma se non lo so, beh, in qualche modo dovrò avere dei motori di ricerca che mi permettono di trovare i documenti all'interno del sistema di storage, che possibilmente non vadano a leggersi tutti gli hard disk che sono lì dentro, ma che usino il sistema di indicizzazione, qualche database, che conosce, no, le informazioni che sono memorizzate. Ovviamente il sistema di ricerca funziona tanto meglio quanto più può lavorare sulla busta e quantomeno deve andare a vedere dentro le buste per andare a leggere il contenuto effettivo del documento. E quindi il sistema di search è molto legato al sistema di classificazione. E le search basate su informazioni che sono state estratte in momento di classificazione sono istantanee. Le ricerche che invece devono lavorare sui contenuti dei file, beh, richiedono parecchia potenza di calcolo in più. Ovviamente la vita di un sistema di ricerca di questo genere è più complessa della vita, penso, di Google, dove tutto sommato lui indicizza pagine HTML e basta, perché qui il documento può essere in 28.000 formati diversi. Però l'idea è comunque quella di un motore di ricerca. Tutta questa parte è memorizzazione per l'uso corrente delle informazioni. Mi sono appena arrivate, le metto lì. Poi a un certo punto a qualche processo di gestione sotto servirà avere quell'informazione, servirà aggiornare quel documento, servirà prenderlo per mettere insieme qualcos'altro, stamparlo, eccetera. Sappiamo che chi ha i file è qua sopra. È responsabile della loro integrità e reperibilità. Non esiste, il file non c'è più, non esiste, il disco si è rotto, non esiste, ma lo spazio è finito, non ci stanno più. Sono tre cose che chi gestisce questi sistemi non può dire, ok? Se non come ultima parola prima di uscire. Poi in questa strada c'è anche un altro sistema che si chiama preserva. Che differenza c'è tra storage e preservation? Quando si parla di preservazione, ci sottintende sempre a lungo termine. Se io vi avessi chiesto non la relazione che avete fatto al secondo anno, ma la relazione che ha fatto la tesi di laurea di vostro padre o madre, in formato elettronico, probabilmente l'hanno fatta in formato elettronico, e è possibile che da qualche parte ci sia ancora su floppy disk da 5 pollici o da 3,5. Allora, se questo floppy disk non è stato aggredito dai topi, o dalla polvere, o dalle tarme o altre cause naturali o dall'umidità, ce l'avete ancora lì bello integro, sigillato, prezioso,
ma trovatemi un PC dove infilarlo, oggi. Quindi c'è anche il problema di poter accedere a distanza di tempo, lungo tempo, a informazioni, diciamo, storiche, che abbiano valenza storica. Un CD, un DVD che avete masterizzato 10 anni fa, è ancora leggibile oggi? Avete preso da qualche parte, magari qualche volta vi è capitato le mani, un DVD vecchio, o un CD vecchio, non di quelli stampati originali, quelli masterizzati. Ingialliscono. I dati sono ancora leggibili? Beh, sì, spero. Per quanti anni? Nessuno lo sa. I DVD avranno 10 anni di storia. E quindi resisteranno 50 anni. Nessuno lo sa. Sì, ci sono degli studi che ipotizzano che, ma nessuno lo sa per certo. Io per certo so che i papiri degli egiziani sono sopravvissuti fino ad oggi. Quindi se dovessi scommettere sulla tecnologia che permette la conservazione a lungo termine, è carta. Il papiro oggi è un pochino più difficile da gestire, ma la carta, conservata bene, sappiamo che resiste millenni. La tecnologia informatica, boh, c'è il problema del supporto che invecchia e c'è il problema dell'accessibilità di quel supporto. Un floppy da 3 pollici, che è una cosa che era normale fino a 15 anni fa, anche meno, non c'è più. Non si trova più. Allora, e poi c'è un terzo problema, quindi parlando sul lungo termine, i problemi sono: uno, il supporto fisico; due, l'accessibilità al supporto fisico, quindi avere ancora dei lettori che siano in grado di leggerli. Ma io sì, ce l'ho a casa mia un lettore di floppy disk, però dentro c'è l'interfaccia IDE, non ha, e quindi col bus di PC di oggi che hanno l'interfaccia, come si chiama, serialata, SATA, non c'è più il connettore giusto. Io ricordo un masterizzatore esterno che lavorava sulla porta parallela del PC. Trovatemi un PC oggi che abbia una porta parallela. Per cui magari il dispositivo, ci vuole tutta la catena che parte dal dispositivo fisico, sperando che sia conservato, e permette di leggere il file. E quindi connettori, standard, eccetera, che nel frattempo si sono evoluti. Adesso abbiamo la chiavetta USB, va bene. Per quanto ancora saranno leggibili, non lo so, se ragioniamo in termini di decenni o più. E poi c'è l'ultimo problema, che finalmente avete trovato il file della tesi dei vostri genitori e è scritto in che programma? Che ne so, cosa c'era allora? Non mi ricordo più come si chiama. Vabbè, con qualche editor che, se vi va bene, nel senso che è andata male ai loro tempi, sarà scritto in Word versione 2. Voi lo aprite con Word di oggi, non ve lo dà proprio bello, però addirittura le ultime versioni di Office non sono più in grado di leggere, alcune versioni vecchie di Office non sono più leggibili nell'Office di oggi, per cui conviene. Uno dei punti di vanto di OpenOffice è quello di dire: riesco anche a leggere i file ancora più vecchi rispetto a quanto Office non sappia fare. Ma magari avevano usato un editor che oggi non esiste più. Cioè, mi ricordo, appunto, parlando di una generazione prima, quando l'informatica c'era ancora, però i primi strumenti che si usavano per fare, che ne so, fogli di calcolo, oggi c'è Excel, si usa Excel. Ma si usava Lotus 1, 2, 3, qualcuno l'aveva sentito nominare, o VisiCalc ancora prima. No? Che so, il famoso Apple II, che ha lanciato la Apple sul mercato, e ha avuto una penetrazione molto forte anche in ambito, diciamo così, business di aziende, proprio perché sopra c'era il primo foglio elettronico di grande diffusione, si chiamava VisiCalc, se non sbaglio. Poi c'è stata l'azienda Lotus che ha fatto un prodotto che si chiama 1.2.3, molto più facile da usare, compatibile con l'architettura PC, ma oggi quei file lì non li leggete più. E anche il PDF, che è un PDF, e dentro c'è il PDF, adesso siamo alla versione 7.8, e tra 30 anni cosa ci sarà? Quindi c'è un problema poi anche di formato in cui il dato deve essere salvato.
Ci sono degli standard internazionali, ma questi tre, carta, microfilm, quindi tecniche fotografiche, ci saranno sempre. E poi ci sono vabbè, sistemi di memorizzazione basati su disco, nastro, cassetta, eccetera, ma poi c'è il problema dei formati. E il problema dei formati, ad esempio nel caso del PDF, c'è una versione speciale del formato PDF che si chiama PDF/A, dove A sta per archival, per archiviazione, che ha delle informazioni in più e delle capacità in meno. E queste si prevede, è stato pensato, perché possono essere accessibili anche a lungo termine. Nel senso che, ad esempio, tutti i font che usate in un PDF-A sono memorizzati dentro il file PDF. Perché se tu vai andate a prendere una macchina, se la trovate ancora, con Windows 3.1, i font di sistema che erano installati su quella macchina sono diversi da quelli che ci sono adesso, proprio come nomi. Non c'è più. Allora, un PDF fatto con quei font là, oggi riesco ad aprirlo? No. Caratteri sì, ma non li vedo, non li leggo. Vabbè, c'era l'Acrobat, il Reader, che fa una conversione mettendogli un font simile, ma non è lo stesso documento. Allora, PDF-A risolve tutti questi problemi. Tutta la parte, che ne so, tutti i form, la parte interattive che sono presenti nel PDF, le PDF-A sono vietate. Adesso, se non sbaglio, nella vostra consegna della tesi di laurea dovete consegnare un documento in quel formato. Adesso, per la laurea non lo so, per il dottorato sicuramente. Chiedono di consegnare la tesi in formato digitale, certificato PDF-A. Ma quando tu lo crei il documento, c'è la casellina di spunto che ti permette di salvare. Il file è un pochino più grosso, non ha tutti i link interni, non ha delle caratteristiche interattive in più, ma dall'altro lato è aderente a quello standard che garantisce la conservazione a lungo termine. Ma di queste cose abbiamo cominciato a pensare da pochi anni. A queste cose abbiamo cominciato a pensare da pochi anni. La maggior parte dei file... speriamo, no? Che ci sia ancora qualcuno in grado di leggere. WordStar, l'editor, il primo editor di testi che si usava moltissimo in ambiente DOS, illeggibile oggi. E questo quindi, vedete che le frecce sul preserver vanno tutte verso il basso, cioè i documenti non escono, non è pensato che escano, o perlomeno non in tempo reale. È un'archiviazione a lungo termine. Anziché metterlo in cantina lo mando lì. Ci sono anche qua per dire aziende che si specializzano in quel mestiere lì, ovviamente. Anche perché possibilmente questa cosa qua va replicata, perché metti che ci sia un allagamento in un sito in cui sono conservati questi documenti, li hai persi, se non ci sono due copie su due siti geograficamente diversi. No. È chiaro che se tu devi mettere una firma sul fatto che questa informazione qua, questo documento, tra 50 anni sarà ancora disponibile, e comincia a pensarci, ecco, non basta metterlo nel cassetto. E questo per quanto riguarda, li abbiamo importati, i documenti, li memorizziamo per l'uso corrente e dove è applicabile, dove è necessario, li possiamo anche memorizzare per l'uso temporaneo. Due mondi completamente diversi. E poi c'è la parte di delivery. Allora, qui delivery significa rendere disponibile l'informazione attraverso qualche canale. Cominciamo a vedere i canali. Il primo canale è la carta, cioè questi documenti magari qualcuno li vuole stampare. Questa infografica qua era un po' vecchia, del 2008, si parlava ancora di fax. Oggi anche il fax come oggetto sta un po' scomparendo, per fortuna, perché è talmente antipatico usarlo. Anche se purtroppo ci ha agganciato un valore legale che le mail non hanno ancora, per cui in molti contesti continua a essere utilizzato. Mi sono fatto rifare i biglietti da visita il mese scorso, adesso devono arrivare, ho chiesto, ma cancellami il numero di file, non mi serve. No, no, ci deve essere. E vabbè, non serve a niente, sembra che arriviamo da... però alla fine carta, cioè quindi avere un canale, un metodo per cui qualche documento memorizzato nello store possa essere in qualche modo stampato, scaricato, ottenuto e stampato. Poi conta è dire ok, il dipendente dell'azienda può andare sul sistema, sul motore di ricerca interno, cercare un documento, lo trova, se lo scarica in PDF e se lo stampa.
Un conto è dire, che ne so, la brochure sulla relazione di bilancio la stampiamo in 12.000 copie. Quindi dietro a questo print stanno nascoste, diciamo, tante dinamiche di tipo diverso. Però, di fatto è recuperare una versione del documento che sia pronta per essere stampata, che è diverso da una distribuzione, da una versione di quello stesso documento che magari è pronto per essere pubblicato sul canale web. Web inteso come web, la intranet dell'azienda, quindi limitata l'azienda oppure limitata l'azienda alle sue consociate o chi ha stretto un rapporto di condivisione di conoscenza, oppure pubblicato in generale su internet. Allora, è relativamente facile prendere un documento che è stato preparato per la stampa e stamparlo, e un documento che è stato preparato, che ne so, un HTML che è stato preparato per il web e pubblicarlo su un sito web. Questa figura vi suggerisce che dovreste essere in grado di fare di più. Prendere un documento, punto, non ho detto preparato per, e indifferentemente distribuirlo su vari canali. Che la caro peggiore ci mette il PDF su web, ma in realtà dovrei, diciamo, pubblicarlo direttamente in HTML. Qui c'è dietro tutto un problema poi di conversione, ovviamente, ammesso che sia fattibile per il tipo di documenti che avete. E poi c'è su tutti i canali aggiuntivi, ad esempio i mobile, canale mobile che è presente da poco, ma è il terzo canale essenzialmente di distribuzione dell'informazione così come ce l'abbiamo oggi. Ecco, davanti a questo, che poi è la distribuzione finale essenzialmente, cioè qui ho qualche partner che mi fa la stampa, qui avrò qualcuno, o mi gestisco io il portale oppure lo faccio gestire a qualcun altro ma gli passo i contenuti, davanti che cosa c'è? Beh, davanti a questa fase di delivery c'è una prima rotatoria che parla di search, Information Organization and Access and Enterprise Search, cioè l'organizzazione e l'accesso delle informazioni attraverso le quali posso fare la ricerca di documenti, enterprise search a livello enterprise, quindi non i documenti del mio gruppo di lavoro, ma sull'intero insieme delle informazioni. E una volta che ho trovato il documento, quindi parlo con lo storage, me lo faccio dare, posso avere tutta una serie di operazioni di trasformazione. Personalizzazione, metto il logo, metto la data, lo trasformo, lo rigiro da PDF a DOC, da DOC a PDF, da PDF a HTML, cose di questo genere. Con esiti più o meno buoni, ecco, dipende ovviamente dal materiale di partenza e da quanto sono evoluti gli algoritmi. E poi eventualmente su questo, visto che sto uscendo dall'azienda, o perlomeno produco delle cose che possono uscire, eventualmente ci posso applicare delle misure di sicurezza. Cioè, quando un documento esce dall'azienda, che ne so, sul cartaceo, no? Un ordine o un contratto esce firmato dalla mano santa dell'amministratore. In senso digitale vogliamo applicarci una firma digitale. E dobbiamo, nel momento in cui applico una firma digitale, devo avere le tecnologie che mi permettono di verificare che quel documento non venga poi modificato dopo che è stato firmato. Ad esempio il PDF ha tutta una serie di procedure interne che permettono questo tipo di cose, no? Per cui c'è tutto di mezzo la parte di crittografia, sicurezza, che poi è molto legato alle stesse tecnologie quando vengono usate nel commercio elettronico, appunto basate su tecniche di crittografia, no? PKI, Private Key Infrastructure, basate su infrastrutture basate su chiave pubblica e chiave privata. Watermarks, marcare in qualche modo il contenuto per essere sicuro che anche se questo viene preso, distribuito, replicato ad altri, sia sempre riconoscibile quale sia la fonte, in modo esplicito e anche in modo subdolo a volte, no? Cioè, se qualcun altro lo prende, lo fotocopia, ti toglie il tuo logo e tu comunque lo riconosci perché avevi messo una filigrana, perché avevi messo certe parole, certe lettere che tu solo sapevi in certi punti, magari scritte in bianco su bianco, cose di questo genere, tutte tecniche che permettono in un secondo momento, di fronte a contenziosi, di dimostrare che quel documento arrivava da te, era stato prodotto in quella data. Immaginate tutta la parte di gestione della proprietà intellettuale, no? Brevetti e simili.
in cui è fondamentale dimostrare che a una certa data tu avevi una certa informazione e questa informazione era pubblica. I file sono modificabili, sempre, ma sopra questi file bisogna mettere un'infrastruttura che li protegga, li blocchi, li lucchetti e li renda non più modificabili e quindi poi anche validi come prove, come contenziosi. E questi sono, se vogliamo, i processi principali, molto diversi tra di loro, che gestisce un sistema di content management system. Poi in più qua mi fa vedere ancora una rotondina in basso dicendo guarda che poi in realtà alcune funzionalità, tipo lo storage, tipo l'indexing, tipo lo scanning, potresti anche gestire l'outsourcing. Alcuni di questi processi non sei obbligato ad averli in casa, ma questo mi sembra anche abbastanza scontato. Questa probabilmente era una parte del disegno che non mi serviva e hanno deciso di metterci questo. Adesso questa figura racconta anche un po' voce per voce qual è il significato da qualche piccola... La seconda pagina è solo di pubblicità, ma la prima racconta grosso modo quello che ci siamo detti, chiacchierando e ragionando su questa figura. Come dicevo, è molto ampio. Non tutte le aziende hanno bisogno di tutto. Ma se io ho solo bisogno di gestire un sito web in cui faccio la promozione dei prodotti, vabbè, la cattura me la faccio io inserendo le informazioni, ho solamente bisogno del delivery su internet, non me ne frega niente la preservazione a lungo termine, ovviamente dovrò avere una memorizzazione che mi garantisca che il sito non sparisca dopodomani o non perda per sbaglio dei contenuti. Però molte altre di queste funzioni non sono necessarie. Dipende ovviamente da quanto enterprise è il tuo content management, da quanto vasto, da quanto ampio e da quanto si interseca col processo, con gli altri processi dell'azienda, essenzialmente. Ecco, prodotti, no, visto che parliamo di varie soluzioni, i prodotti ce ne sono molti. No, qui anche questa slide qua era aggiornata forse un paio d'anni fa, ci sono alcuni grossi player e è bello perché si capisce l'interdisciplinarietà dell'ECM, perché qui dentro hai gente che fa, vedete come Canon fa anche stampanti, è principalmente un produttore di hardware. Epson è un altro, Konica, Minolta, questi qui fanno parte di un'associazione AIM, quindi sono le aziende che finanziano questa cosa e quindi spingono sul tema del content management. Ci sono aziende che fanno database, Oracle, la stessa IBM, ci sono aziende che fanno servizi software, motori di ricerca, autonomi è uno dei principali motori di ricerca, diciamo così, è l'equivalente di Google per quanto riguarda la ricerca documentale. Google su internet è autonomo invece su base dei documenti esistenti, perché è uno di quelli che è in grado di entrare ad analizzare le frasi scritte nei documenti e capire il contenuto, per cui se tu fai una ricerca usando un sinonimo, in alcuni casi è in grado di riconoscerlo. Quindi sono, diciamo così, domini tecnologici molto diversi che convergono e devono convergere in un sistema integrato. Io eviterei di andare a riprendere uno per uno perché sulle slide sono raccontate queste cose, magari vista l'ora farei adesso una pausa e poi riprendiamo, no, sulle parti di conclusioni più avanti, sì, va bene. Così evito di saltare le slide veloci davanti a voi e riprendiamo tra un quarto d'ora.